Sarà il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a doversi occupare della centrale termica che una società privata sta realizzando in via Gaeta a Frosinone. La vicenda aveva fatto parlare di sé già a inizio anno, quando da più parti erano giunte segnalazioni e prese di posizione sull'impianto che stava sorgendo in zona per la produzione di energia tramite combustione di cippato di legna, tra l'altro a circa un chilometro dalla centralina ARPA situata allo scalo, che da tempo segnala livelli di polveri inquinanti oltre i limiti consentiti. A suonare il campanello d'allarme era stata anche l'Associazione dei Medici di Famiglia per l'Ambiente di Frosinone, che da tempo si batte contro potenziali sorgenti di inquinamento atmosferico in una città che per qualità dell'aria è tra le più scarse d'Italia. Il 21 febbraio scorso un controllo da parte degli uffici tecnici comunali portò all'emissione di un'ordinanza di demolizione nella convinzione che le opere realizzate su un'area di 192 metri quadri fossero abusive poiché prive di autorizzazioni. Il Comune infatti ha ritenuto che la dichiarazione di inizio attività e la successiva segnalazione del 2017, con cui si è in parte modificato l'intervento, non avessero dato origine ad alcun titolo edificatorio. Il 23 febbraio scorso, quindi, il municipio ha ordinato alla ditta costruttrice e alla società proprietaria del terreno su cui la struttura stava per essere edificata di demolire le opere abusive fin lì realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi con l'avvertenza che, non adempiendo, avrebbe provveduto il comune addebitando le spese, nel quale caso sarebbe anche scattata la sanzione di 20.000 euro prevista dalla legge regionale in materia. Lo scorso aprile però le due società interessate, quella costruttrice di Terni e quella proprietaria del terreno di Napoli, si sono rivolte al TAR del Lazio impugnando l'ordinanza di demolizione e chiedendone, previa l'adozione di misure cautelari, l'annullamento poiché ritenuta illegittima e viziata su più profili, dall'eccesso di potere al travisamento dei fatti. La Giunta Comunale di Frosinone, durante la seduta svoltasi lo scorso 15 giugno, ha provveduto a dare mandato all'Avvocatura Comunale affinché si costituisca in giudizio per respingere le pretese delle due società.